Abbiamo visto nel precedente video che l'idea che oggi va per la maggiore sia quella che per essere felici sia necessario trovare la propria vera natura. E per farlo cosa bisogna fare? Bisogna guardarsi dentro. Questo forse funzionerebbe se noi avessimo una natura fissa, immutabile, ma così non è. Nel mondo dello yin e dello yang le cose sono leggermente diverse e vedremo come. Secondo la tradizione cinese, dentro di noi non abbiamo un'anima, uno spirito, un solo spirito, ma abbiamo molti spiriti. E questo cosa significa? Significa che l'io, come lo intendiamo noi, non esiste. Dentro di noi abbiamo molti spiriti, tutti ci appartengono, ma tutti sono diversi. È una sorta di io collettivo. L'io è come se fosse un microfono che passa di mano in mano a tutti questi spiriti e a seconda di chi parlerà, noi saremo più estroversi o più introversi, più felici o tendenzialmente più tristi. William James, un filosofo inglese, scriveva proprio alla fine dell'Ottocento che un uomo ha tanti sé sociali quante sono le persone che lo hanno conosciuto. Molto tradizionale cinese questo pensiero. Ma ritorniamo alla medicina. Quanti sono questi spiriti? La medicina cinese ci offre uno spaccato e ci dice che per ogni persona c'è uno shen, quindi una parte spirituale, che viene divisa in wushen, cioè cinque anime spirituali, cinque spiriti, che risiedono in ognuno degli organi pieni: il polmone, il cuore, la milza, il fegato e il rene. Quindi da uno vengono scomposti in cinque. Quindi ci verrebbe da pensare che noi non siamo uno, ma siamo cinque entità. Ma la medicina cinese va a scomporre ancora questo, per cui nel fegato abbiamo i hun, che sono tre, nel polmone abbiamo i puo, che sono sette, e così via anche nelle altre logge energetiche abbiamo un numero crescente di spiriti. Alla fine questo ci rende quale idea? Che noi non siamo uno, non siamo cinque, ma siamo tante unità sfaccettate. Quindi l'io non esiste. Secondo un testo cinese molto antico, la natura emerge dal decreto, scritto probabilmente da un pronipote di Confucio, un bellissimo trattato sulla natura umana e sulla coltivazione delle emozioni. In questo testo noi tutti siamo composti da qi, energia. Questa energia è in movimento, è suscettibile di modificarsi. E quindi noi siamo delle palle di energia che si può modificare, che interagiscono, possono influire e possono venire modificate da altri conglomerati di energia. Capite che questo dà luogo a un grandissimo caos, ma anche a grandissime possibilità. Quando l'energia si muove, noi proviamo delle emozioni. E l'energia è un po' come l'acqua. L'acqua tende a costruire dei percorsi, tende a scavare il letto dei fiumi e tende a riproporre questi percorsi. Così, allo stesso modo, se questa energia che abbiamo inizia a prendere dei movimenti abituali, tenderà a riproporre questi movimenti abituali. Se noi subiamo dei movimenti energetici costanti in un certo periodo della nostra vita, noi tenderemo a riproporli ed eccolo lì che saranno delle abitudini. Queste abitudini, questi movimenti energetici, è molto probabile che vengano impresse nelle nostre menti, impresse nel nostro qi, in un'epoca della nostra vita in cui noi contiamo ben poco o nulla, per esempio in adolescenza o addirittura in età infantile. Quando noi definiamo noi stessi, non stiamo identificando la nostra natura, noi stiamo scattando un'istantanea, una foto, a una qualità energetica che è maturata in un certo momento della nostra vita, per un certo motivo, e che attraverso l'abitudine ha preso forza ed è diventata parte del nostro carattere. Sulla base di tutto questo, quando noi diciamo sono fatto così, non posso farci niente, commettiamo due errori. Il primo è quello di identificare la nostra vera natura con semplicemente una parte di noi, una piccola parte di noi per la maggior parte. Il secondo errore è quello di ritenere tutto questo come immodificabile. Secondo un filosofo come Confucio, la nostra vera natura è modificabile e per farlo è meglio guardare fuori piuttosto che guardare dentro. Nel prossimo video vedremo il pensiero di questo filosofo e capiremo come possiamo portarlo nella nostra vita di oggi per essere uomini migliori.